Bentornate signore e signori, un altro game per questi Proving Grounds, sempre qui su PG Esports durante quest'estate 2021 che è di un caldo inaudito e ne sappiamo qualcosa sia io che il carissimo Decoder Inside qui ad accompagnare sia me che voi nel commento di altre due partite di questa giornata prima di congedarci definitivamente. Abbiamo appena visto degli ottimi GG Sports Academy distruggere gli Earth Revolution Gaming con una prestazione decisamente solida con un Varus ed un Ryze che volavano sulle ali, perché no, di un Renekton da corsia superiore, finalmente tornato sugli schermi italiani dei nostri campionati interni. Ma adesso non è il tempo di perderci in chiacchiere, perché stiamo per andare a vedere gli Esports Empire affrontare gli Axolotl Academy per avere una possibilità di andare a matchare proprio questi GG Esports che per il momento si sono portati in prima posizione in classifica in solitaria. È sicuramente un game importante per entrambe le squadre. Tra l'altro, entrambe squadre che scorsa settimana purtroppo hanno perso, quindi prima effettiva sconfitta degli Esports Empire. Invece Axolotl che perdono dai Dain Esports scorsa settimana con una partita effettivamente strana. Hanno dominato l'early game, si sono comportati bene e poi si sono persi successivamente, verso la chiusura della partita. Un po' un peccato, ma sicuramente questa è l'occasione per rifarsi. Sei contro una delle squadre più importanti di questi Proving Ground, proprio a livello di capacità, è il momento di farlo. Devi riuscire a battere questa squadra dalla tua per guadagnarti qualcosina, qualche punto in classifica che sicuramente è molto importante visto chi vai ad affrontare e vista la patch in cui ci troviamo, è la possibilità, hai la possibilità di farlo perché sono cambiate tante cose. Sicuramente tutti i team si devono preparare alle modifiche che ci sono state. È il momento di farlo, sai quell'asso nella manica che ancora non ti sei giocato, giocalo adesso perché è effettivamente la carta che potrebbe ribaltare la partita. E questo senza ombra di dubbio è vero. Ci sarà sicuramente da vedere come decideranno queste squadre di giocarsi la loro fase di draft. Già oggi abbiamo visto delle cose un po' esotiche, come il Kog'Maw AP di Davide Mago, che per chi non si fosse, che per chi si fosse sintonizzato solo ora, ha regalato la vittoria agli MCS nel primo scontro della giornata contro i Brescia Esports. E sembra essere stato un pick decisamente azzeccato, considerando anche il buff alla Liandry, oltre che ovviamente quello all'Everfrost, e all'Udenzec. Insomma, pick interessanti. Ecco, abbiamo visto set molto spesso quest'oggi. Eravamo tornati a vedere una Lilia per una volta, però sembra essere stata una Tantum, anche perché l'esito di quello scontro non ha sorriso ai Brescia Esports che avevano selezionato questa Cerbiatta. E poi abbiamo visto il ritorno di una Tristana che per un bel po' di tempo, fino ad ora, era rimasta relegata al ruolo di panchinara sostanzialmente. Faceva un po' la portabibite goliardica sugli spalti dello stadio, mentre oggi è tornata in piene forze sulla landa degli evocatori. Non è arrivata la vittoria purtroppo per questo campione, ma chissà che in questa prossima partita non ne rivedremo un'altra. Già, e tra l'altro non ne abbiamo ancora parlato, ma abbiamo visto anche quanto quel nerf a Rumble abbia impattato evidentemente sulle performance del Già. campione stesso, o quantomeno sulle possibilità, perché non è più presente né a livello di pick né a livello di ban, ha perso effettiva priorità, almeno per quello che abbiamo potuto vedere finora, questo campione, ed è un po' un peccato, perché cambiamento sicuramente importante quello che è stato effettuato sul campione stesso, è stata modificata la W a livello di cooldown, che una volta era 6 secondi fisso, adesso è 7 secondi iniziali fino ad arrivare a 6 secondi all'ultimo livello di questa abilità, all'ultimo rank. E non solo, velocità di movimento nerfata con un valore di 5 se non sbaglio, proprio flat, quindi prima era da 15 a 35, adesso è da 10 a 30. È un cambiamento che infastidisce tanto evidentemente questo campione. Eh sì, infatti quest'oggi non l'abbiamo neanche visto bannato, oltre che piccato, quindi si è un po' scambiato di ruolo con Tristana, no? A voler fare un parallelismo tra questi due campioni. Certo è che in mano ad un team come gli Esports Empire potrebbe tranquillamente ritornare sulla landa degli evocatori senza il minimo problema, ma oggi abbiamo visto che la priorità assoluta è stata data proprio a Xin Zhao. In un game l'abbiamo visto itemizzare verso la tankiness, se vogliamo, proprio come un tank con il suo guanto del gelo. Nel secondo game, invece, lo abbiamo visto un po' più standard con quella Gore Drinker che gli ha permesso di lanciarsi in mezzo a quei teamfight, di ricaricare le proprie barre degli HP quasi a piacimento, considerando il cortissimo, il brevissimo cooldown proprio di questa Gore Drinker, dell'attiva di questa Gore Drinker. E quindi chissà che anche in questo non ci porteranno qualche novità, qualcosa di simpatico e di nuovo. C'è da dire che un altro grande escluso della giornata è proprio Viego, perché lo abbiamo detto in apertura, in 11.13, patch che solo quest'oggi entra proprio nei Proving Grounds.
la sua fase di corsia e non quella di jungler ha un po' subito delle modifiche, dei cambiamenti, dei nerf, tutto sommato, perché la cura sui minion della sua Q è stata ovviamente diminuita, salvo buffare anche abbastanza in realtà la sua E, ma come dicevo poc'anzi, si tratta di un cambiamento che va ad espletare i suoi maggiori effetti per quanto riguarda il jungling di questo campione, che quindi chissà, potremmo anche rivedere. Sono tutte ipotesi quelle che stiamo mettendo giù tutti e due, ma sono ipotesi che finalmente stanno per trovare un riscontro positivo o negativo. Che sia, perché signore e signori, siamo finalmente in Chain Select. E finalmente possiamo vedere questi ban. Quindi, ancora una volta, come nella precedente partita, grazie Axel per aver bannato Karma. E a seguire Samira, Sylas, Nocturne e Tristana. Tristana compare questa volta nel triangolo dei ban, dei primi tre ban. È evidentemente un campione che forse proprio grazie ai nerf, vuoi per l'annientatore divino, vuoi un po' per i cambiamenti che ci sono stati, subisce un po' e anzi viene privilegiata in questo momento. Pixus era fin quell'over ci ha fatto sognare. Eh già, non so se hai visto che mi sono per un attimo tirato indietro della serie You What Mate, però comunque Seraphine è un altro di quei campioni molto interessanti, se vogliamo. Non lo abbiamo visto molto spesso, potrebbe essere una Seraphine da corsia centrale, potrebbe essere una Seraphine che vada a affiancare una Senna in una Fasting Senna comp, potrebbe essere davvero di tutto. Ma qui gli Sports Empire si portano dalla loro uno dei tiratori migliori in circolazione in questo momento, nonostante il nerf appena ricevuto dal Divine Sunderer, che è stato nerfato per l'appunto per i campioni ranged, non per i melee chiaramente, ma questo Ezreal ci ha già dimostrato di farsi ancora fregio e forte di questo item, o chissà, magari potrà decidere di cambiare build in corso d'opera, magari optare per una Trini, di tutto può essere. E quello è un Lee Sin. Ottimo flex pick anche questa volta per gli Sports Empire. Può andare in corsia superiore, può andare in giungla, può andare in mid lane. Può arrivare addirittura come supporto, magari andando ad affiancare proprio questo Ezreal. Può essere davvero di tutto, ma finora questa draft sta rispettando le nostre aspettative, compreso questo mid laner appena arrivato per gli Assolotti, che è niente meno che Zoe. Campione che finalmente abbiamo le Bressa di castare in Già. mano, molto probabilmente proprio ad origini. Non mi aspetto che Zoe possa venire flexata in questa occasione. Oh. Attenzione perché sembrerebbe una composizione al femminile per ora. Quella Già. degli Axolotl. Sivir, possibilità di tra l'altro giocarla sia con Lethality che con invece diciamo la versione da Hyper Carry. Wow, è una formazione molto interessante quella proposta dagli Axolotl. Vediamo come risponderanno gli Sport Empire, che per ora invece sembrerebbero andare un po' più per qualcosa di classico, qualcosa di già visto. Ah, Risposta con le Blank! Quindi, alla faccia del classico è wow! già visto. Esatto! Diablo, wow! Campione interessantissimo da vedere nelle mani di questo giocatore. E non l'abbiamo detto, ma c'è stato anche il nerf su Lee Sin, effettivamente. La Lady Lee Sin è stata nerfata, un Lee Sin che probabilmente potrebbe spostarsi da quella possibilità di essere giocato nelle corsie, diciamo, centrale, superiore, magari proprio verso la giungla, nelle mani di Wiko. Vediamo Già. come continuerà. Già vedere questo ban, Volibear ci può far capire qualcosa. Assolutamente sì, è uno di quei cambiamenti che, proprio come abbiamo detto per Viego, vuole andare in qualche modo a ridare una sua identità al campione. Hai tolto molta forza a quella spell che tanta priorità aveva in fase di corsia proprio per Lee Sin, veniva preferita addirittura alla sua Q, alla sua onda sonica, e questo per forza di cose, hai del danno ad area, hai un po' di tutto. E vedo moltissimo mid game per gli Sports Empire in questo momento, LeBlanc, Lee Sin, Ezreal stesso su tutti. E quindi adesso mi aspetto di vedere qualche elemento che possa arrivare per giocare forte anche nelle fasi che siano di early game o che siano di late game della partita. E questo possiamo già vederlo un po' da questa fase di ban. Volibear e Viego ci salutano per mano degli Sports Empire. Dall'altro lato della mappa invece Sett finalmente messo in panchina quest'oggi, rimosso anche Gnar, che poteva andare ad inserirsi abbastanza bene in questa comp degli Sports Empire, almeno fino a questo momento, che avrebbero assolutamente gradito dell'engage e soprattutto dei crowd control pesanti come quelli di Mega Gnar in sede di teamfight. Arriva proprio per l'appunto quella che sembra essere una Leona ad andare ad affiancare, invece no, un Rakan, quindi di engage ne hai comunque. Questo è assolutamente da dire. A questo punto dovrebbe mancare il top laner per gli Sports Empire.
avrebbero forse bisogno di qualcuno di leggermente tanky, mi verrebbe da dire. Potremmo vederlo in risposta agli assolotti che dovranno selezionarlo prima di loro. C'è sicuramente bisogno di un tank in questa composizione, perché Rakan, per quanto sia un engager a tutti gli effetti, è fragile. Malphite, non l'avevamo ancora visto durante questi Proving Ground, campione che è stato buffato nelle scorse patch e che contro la composizione degli Esports Empire potrebbe rivelarsi molto utile, visto che comunque è la possibilità di fermare l'ascesa degli Esports Empire a livello di engage. È un campione che mai mi sarei aspettato. Rompi la formazione al femminile in questo caso, visto che di fatto compare una roccia nella tua composizione. E segue Jarvan IV? Segue Jarvan IV, conferma. Quindi fortissimo l'engage degli Axolotl. E non solo, perché segui con una caterba di danni, tecnicamente parlando, vista la presenza di Zoe e di Sivir. Eh sì, chiedevamo una draft esotica, una draft particolare, e come se ci hanno accontentato entrambi questi team. E adesso stanno rimescolando le loro carte, probabilmente, anzi, quasi di certo quella Seraphine dovrà andare ad affiancarsi a Lurian, ma vedremo, perché comunque è ancora tutto in fase di decisione. Per gli Esports Empire non lo abbiamo ancora detto, ma è arrivato effettivamente un Ornn, quindi vai a mettere un'ipoteca ancora una volta su quelle fasi di late game grazie agli ornamenti, i potenziamenti che questo campione può dare al proprio team da livello 14 in poi. Uno strumento assolutamente molto utile, molto interessante, anche perché altrimenti avresti avuto una mezza sinner comp, se vogliamo, una comp che è molto forte in una determinata fase della partita, ma che se non riesce a vincere quella, diciamo che si trova molto in difficoltà nelle fasi successive. E lo dicevi bene, specialmente contro un team come quello che si trova nel lato blu della mappa da parte degli assolotti, che vuole fightare, vuole trovare ingaggio e soprattutto ne ha davvero la possibilità, e quanta, sia per Jarvan, sia per Malphite, sia per la stessa Seraphine, che con una ulti potrebbe ammaliare, proprio come il Rakan avversario, l'intero team avversario qualora dovesse riuscire a colpirla. Insomma, sarà una bellissima partita, almeno sulla carta, dopo questa draft. C'è una sola risposta effettiva che possiamo determinare dal lato degli Esports Empire, ovvero la volontà, nonostante questo forte mid game, di presentarsi in maniera positiva anche sul late, grazie ad Ornn. Comunque la possibilità di andare a migliorare gli item dei propri alleati è, come dire, una buona possibilità che rimane aperta anche in una composizione come quella per la prima finestra di late game. Certo è che comunque quando dall'altra parte hai Sivir, quando dall'altra parte hai Zoe, comunque a livello di late game difficilmente puoi rispondere in maniera positiva. Hai comunque le Blank, hai comunque un fortissimo assassin che, se dovesse riuscire ad arrivare sul carry sensibile della composizione avversaria, comunque potrebbe ottenere un'uccisione dalla sua. È difficile determinare come potrebbero muoversi, perché come fermi un assassin come le Blank, o comunque in generale la composizione degli Esports Empire, con i controlli in primis e secondo esplodendoli, e hai entrambe le cose in questo momento. Sì, puoi fare entrambe queste cose, hai bisogno di farlo. Quella LeBlanc logicamente può entrare nella backline a piacimento con le sue distorsioni, con la sua ultimate, quindi non ci vorrà molto per lei ad uccidere quella Sivir avversaria magari, o anche la stessa Seraphine, che sono un po' quei campioni più fragili di quella compa, assieme alla Zoe da corsia centrale che vedremo a brevissimo, e quindi potrebbe davvero risultare come condizione di vittoria vera e propria per questo team. Non dimentichiamo che comunque c'è un Ezreal che di poke ne ha veramente quanto ne vuoi, un Rakan al quale anche è possibile andare ad avere la backline, e poi il classico Lee Sin che, grazie alle sue onde soniche, grazie al suo calcio del dragone, può andare a mettere fuori posizione i propri avversari o a raggiungerli qualora questi ultimi dovessero effettivamente allontanarsi dalle sue grinfie. Già, ma adesso, signori, come sempre in apertura, mano ai vostri hashtag, hashtag AXL se fate il tifo per gli Axolotl, hashtag e se invece fate il tifo per questi Esports Empire. Caro collega, come al solito, per chi fai il tifo in questa partita? Ancora una volta mi trovi andare a mettere le mie preferenze sul team che gioca dal lato rosso della mappa, quindi anche questa volta ti direi hashtag Esports Empire Win per quello che mi riguarda. È una comp esotica, verissimo, ma questi giocatori ci hanno fatto vedere veramente di tutto nelle partite precedenti, e da loro mi aspetto che vogliano rispondere senza dubbio ai GG Sports Academy per riprendersi quel primo posto in classifica, o comunque
per andare a pari merito con questi ultimi, ma soprattutto questa comp mi ispira e voglio vederla. Capisco perfettamente il tuo voto e ti dirò, io potrei sorprenderti in questa occasione, perché se è vero che gli Sport Empire sicuramente abbiano voglia e intenzione di seguire e rispondere ai GG Sport Academy, allo stesso tempo hai degli Axolotl che comunque vogliono rispondere alla classifica, vogliono provare ad accumulare dei punti in risposta agli Earth Revolution Gaming e ai Drain Esports, quindi sicuramente hai due formazioni che vogliono e hanno bisogno di vincere in questo momento. E io, vuoi per la presenza di Zoe, vuoi per come sia stato impostato il game in questo momento, voterei per gli Axolotl, a maggior ragione vista la runa presente nell'inventario di quella Sivir. Tempo letale vuol dire che sarà giocata come un hyper carry, e nel momento in cui io vedo un hyper carry come quello, contrapposto alla composizione degli Sport Empire, non posso far altro che dare il mio voto a loro. Posso capirlo, lo avevamo detto, era una... qui nel frattempo Eagle Origini vanno a prendere il flash di Diablo, che insomma ha bisogno di tornare indietro. C'era Lee Sin in zona, per carità, ma sarebbe stato un facile first blood per questi due campioni che in early game comunque hanno il loro da dire. Già, sicuramente Jarvan, una volta ottenuto il livello 3, riesce a spostarsi nelle corsie molto facilmente, ma guarda questa corsia superiore che vede Preda che effettivamente soffrire un po' la fase di corsia contro Levar. Quell'Horn sappiamo che in early game riesce a portare dalla sua tanti danni e sicuramente riesce ad infastidire Horn anche solo a livello di pressione sulla corsia grazie al wave clear che riesce a portare. Naturalmente, qui vediamo poi i jungler che si spostano nel fiume, molto standard come giocata, uno ottiene largo granchio della corsia superiore, uno lo ottiene in quella corsia inferiore dove abbiamo appena visto andare Jarvan. Jarvan che sembra continuare a mettere molte attenzioni su questa corsia centrale, nonostante sappiamo tutti che LeBlanc sia uno dei campioni più difficili da poter gankare proprio grazie a quel dash, a quella W che si ritrova nel kit. Ma qui Predak potrebbe avere davvero qualche problema contro questo Lewar, che per pochissimo non riesce a trovare un primo sangue in solitaria con Horn e contro Malphite. E guarda adesso, riesce a far pushare per quanto possibile la wave di Predak verso la torre rossa della corsia, e ha comunque la possibilità di beccare. Effettivamente hanno annullato il back entrambi i top laner, però ricordiamolo, grazie alla passiva di Horn è possibile rimanere in corsia, itemizzare, quindi recuperare parte delle risorse investite a livello di mana, a livello di HP. E guarda, quella wave non fa altro che diventare più grossa, quindi effettivamente Predak vorrà quantomeno cercare di pusharla sotto la torre avversaria per mettere un po' in difficoltà Lewar, ma Lewar potrà rispondere benissimo perché l'abbiamo detto, dalla sua tanto wave clear, e come detto può itemizzare in maniera comoda, hanno entrambi il teleport dalla loro, quindi anche nel peggiore dei casi comunque possono tornare in corsia abbastanza in fretta. Ma attenzione, perché forse botlane c'è la possibilità di impostare qualcosa per Lee Sin, perché al momento i suoi lupi, ho visto spostamento di Rakan proprio per capire se ci fosse visione nella giungla alleata, c'è effettivamente la possibilità di impostare un eventuale gank su una corsia che sembrerebbe essere molto facile. Axolotl però che rispondono con Jarvan quarto sulla corsia superiore. Jarvan si è portato in zona, era molto basso dalla sua Lewar con il suo Horn, che non è ancora tornato in base, come d'altronde il Malphite avversario che alla fine ha optato per rimanere in corsia. Adesso Horn utilizzerà il proprio teletrasporto per evitare di perdere quella grandissima wave di minion che si è accumulata lì sotto alla sua torre, e un po' di magic resist nel suo inventario tanto per gradire, un po' di HP che comunque su Horn non ti dispiacciono mai, e nonostante la passiva proprio di questo forgiatore sei tornato in base, hai comprato chiaramente degli oggetti. Ma qui Wiko potrebbe ingaggiare su questa Zoe. Buonissima la catena di LeBlanc che stunna la Zoe avversaria per l'uccisione degli Esports Empire. Predak investe il proprio teletrasporto, ma sembrerebbe proprio che ci sia un nulla di fatto per questa iniziativa. Horn lasciato libero di farmare ancora una volta e continuerà a guadagnare wave a discapito del proprio avversario, che è già ben indietro rispetto appunto al top laner nemico. Già, non puoi permetterti di abbandonare subito la corsia centrale, c'è il drago infernale al momento sulla landa ed è un obiettivo che per quanto in singola copia vuoi accaparrarti, perché ti dà comunque delle statistiche permanenti molto utili vista la tua composizione. Gli Sport Empire che non risponderanno alla presa su questo obiettivo perché purtroppo non possono permetterselo.
Botlane che non può ruotare su quell'obiettivo e midlane che è appena riuscito a spostarsi nuovamente sulla wave, perciò proprio nessuna possibilità di risposta alla presa di quell'obiettivo. Lee Sin che comunque è riuscito ad impostare bene in corsia centrale, non in corsia inferiore come avevo preventivato, ma è un Lee Sin che ha sicuramente dato del vantaggio a una LeBlanc che vuole accumulare queste risorse perché ha bisogno anche di spostarsi sulle corsie laterali per aiutare i propri compagni. Un assassin come LeBlanc è proprio quello che vuole fare, è cercare di prendere vantaggio in corsia per spostarsi e capitalizzare quel vantaggio o su se stessa nel caso in cui dovesse riuscire ad ottenere delle uccisioni o sui propri alleati nel momento in cui è un Ezreal, tra l'altro, è quello che vorresti anche fare. Sì, ma la domanda alla fine dei conti è: ti interessa davvero, se sei negli Esports Empire, di aver perso questo drago infernale in singola copia quando sei riuscito a mettere un vantaggio di questo tipo nelle mani di quell'Ornn che secondo me vanta moltissimi gold di vantaggio rispetto al malfight avversario, nonostante ci troviamo soltanto a 7 minuti e mezzo di partita? È arrivato già il tizzone di Bami nell'inventario di questo forgiatore, sono 3 le wave di vantaggio e adesso sta addirittura pushando un'ulteriore wave sotto la torre avversaria, ma sembra che per gli assolotti stia arrivando quel tanto atteso swap tra corsia inferiore e corsia superiore, proprio per questo momento di difficoltà che sta vivendo Predak con il suo malfight nelle grinfie di Lewar e del suo Ornn. Già, e sicuramente gli Sport Empire non riusciranno a rispondere immediatamente, ma attenzione perché lo faranno nella giungla su quell'Eagle. E riesce comunque a portarsi in salvo abbastanza agevolmente, senza neanche utilizzare la combo con il suo stendardo, che viene poi utilizzata per portarsi all'interno della tana di Shelly, del nostro messaggero della landa, che verrà ottenuto a 3 uomini da questi ragazzi. Era proprio per questo che era avvenuto lo swap poco fa, volevano più uomini per andare a prendere questo obiettivo e per utilizzarlo ovviamente sulle torri poi. Ma qui ci scatta il fight, ammaliato Ornn, viene nel frattempo ucciso. Questo era il The Wico, trova la prima uccisione su Eagle, follow up immediato del suo intero team, ma Jarvan comunque quell'Herald lo ha ottenuto e lo andrà ad utilizzare a breve. Nuovo Colossal, 3 uomini e un Herald. Andate in tutti i cinema a guardare questo film spettacolare perché ne riserva delle belle. L'abbiamo visto in questa occasione. Effettivamente Herald conquistato da Jarvan IV, ma comunque un'altra uccisione importantissima ceduta agli Sport Empire. È comunque un'uccisione proprio su Lee Sin, quindi su quel campione da early to mid che volevi impostare per dare vantaggio agli altri. Se già da prima è riuscito a dare del vantaggio a una LeBlanc, figurate adesso che dalla sua ha anche un'uccisione, o meglio, ce l'hanno entrambi. È proprio quello che vuoi, stai mettendo delle risorse specialmente su quella LeBlanc che sappiamo avere più di qualche semplice difficoltà nelle fasi più avanzate della partita, qualora non dovesse riuscire a portarsi in vantaggio già nelle primissime fasi di partita. E questa kill e questo assist che vanno a chiudere già il capitolo perduto, oltre che ai calzari dello stregone nel suo inventario, sicuramente faranno comodo a questa illusionista. Adesso Eagle sembra aver messo questo Herald in corsia inferiore, salvo riuscire a prendere magari questa torre, ma Predak qui potrebbe essere per l'appunto una preda per Sandalo e Paradox, o forse anche no, perché non hanno effettivamente mezzi per riuscire a chiudere su di lui e decidono di tornare in base. Di Lewar riesce ad uccidere questo Herald, un po' di placcature, un po' di ricchezze prese da questi assolotti che zitti zitti, quatti quatti, si sono fatti staccare di ben 2000 unità d'oro da parte degli Esports Empire a soli 10 minuti di partita. Attenzione midlane Diablo. Diablo riesce con la sua catena a stunnare Origini, nonostante la sua ultimate riesce a riportarsi in zona franca, ma la distorsione offensiva trova un'uccisione qui in corsia superiore. Non ce ne eravamo accorti, ma Sandalo e Paradox hanno divato effettivamente questo malfight, rischiando la pelle entrambi, ma trovando oltre che un'uccisione una placcatura fondamentale per questo Ezreal, che era l'unico di quei campioni da mid game su cui non avevi ancora messo vantaggio, e adesso invece c'è. E guarda quella curva monetaria, 3000 le unità di vantaggio adesso, anche se sicuramente diminuiranno visto la presa del primo mattone lato blu della mappa. Axolot rispondono a modo, ma comunque ancora una volta guarda le risorse lato Esports Empire, quanto bene siano distribuite. Un'uccisione sul jungler, 2 uccisioni su quella LeBlanc in corsia centrale e adesso anche un'uccisione su quel carry, su quell'Ezreal che si sta avvicinando all'annientatore divino, un Ezreal che sta arrivando allo spike, un Ezreal che devi temere per quanto tu stia rispondendo bene sulla mappa, perché come detto, primo mattone, messaggero della landa, il drago anche della tua, gli Sport Empire sicuramente rispondono a modo in termini di fight, in termini di spostamento sulla mappa,
Axolotl stanno cercando. Attenzione, caspita, quanti danni fatti da Diablo in questa occasione. Eh sì, sta ormai per andare a chiudere il suo eco di Luden, quella LeBlanc fa davvero molto male. E proprio come dicevamo poco fa, adesso per gli Sports Empire si sbloccano moltissime possibilità nonostante la torre persa in quella corsia inferiore. È arrivato molto comodamente un drago oceanico e guarda quale landa è andata a sbloccarsi. Quella montuosa, e dalla tua hai un Ornn, hai un Lee Sin e perché no, magari hai anche un Rakan. Ma dall'altro lato della mappa ci sono Malphite e Jarvan IV, quindi sarà molto ambita sicuramente questa anima, senza ombra di dubbio. E soprattutto per entrambi i team arriverebbe su ben 3 stack di draghi elementali basilari, quindi davvero sarebbe molto la armor e comunque le resistenze in generale che queste risorse andrebbero a garantire all'uno o all'altro team. Assolutamente, sono due composizioni che comunque si fanno forti di un validissimo engage, perciò un drago della montagna rimane qualcosa di appetitoso per entrambe le formazioni. Effettivamente è un obiettivo che vorranno contendersi. Guarda l'Ewar intanto che infastidisce Fornari, riesce a portarsi sotto torre in una posizione più sicura. Bel movimento da parte di questo giocatore. Molto bello, ma anche nulla di fatto per quanto riguarda quella che una volta era la bot lane degli Axolotl Academy. E adesso vediamo una LeBlanc che, oltre i 250 gold di taglia che pendono sulla sua testa come una spada di Damocle, si porta ad ottenere delle ulteriori placcature in questa corsia inferiore e non ha paura di Predak perché ha ben 2 livelli di vantaggio sullo stesso. Può tranquillamente gestirlo anche qualora Malphite dovesse decidere di ultarla e lanciarsi letteralmente come una montagna in faccia a questo campione. Questa potrebbe usare una distorsione e portarsi via, ma qui in top lane potrebbe scapparci effettivamente il teamfight. Bravissimo l'Ewar a rispondere al teletrasporto di Malphite e sembrano riuscire a salvarsi entrambi i campioni degli Sports Empire. Anzi, il contro engage porta una kill nelle tasche di Paradox e adesso Predak potrebbe morire ancora una volta e Sandalo collezionerà un'altra uccisione. Qui Wiko addirittura ha colpito un'altra Akuma. Non vuoi gridare se sei negli Sports Academy? Che giocata, che risposta! E nessuno dei tuoi membri è morto, nonostante quell'azione sembrasse così disastrosa per il team lato rosso della mappa. Predak è stato lasciato in vita da parte degli Sports Empire proprio per riuscire a darlo in pasto a Sandalo. È quello che vuoi fare ed è quello che effettivamente è il punto di forza assoluto degli Sports Empire, ovvero la gestione monetaria. Abbiamo visto questo team riuscire a superare 5 partite praticamente su 6 con 10.000 gol di vantaggio, sempre, non ha ceduto una volta, se non ovviamente la volta che ha perso, che comunque ha giocato una splendida partita. Ma come detto, è un team che riesce a spikeare tantissimo e a sfruttare ogni singolo punto di forza di tutto quello che riescono ad ottenere, di tutto quello che viene impostato in partita. Dai queste risorse ai tuoi campioni da mid game e quei campioni da mid game domineranno quella fase di partita. Quando poi sono contrapposti a dei campioni come Zoe, come Sivir, che comunque vogliono arrivare più avanti, è un vantaggio enorme. Guarda a livello di oggetti mitici, un singolo oggetto presente lato Axolotl e ben 4 presenti lato Esports Empire al momento. Eh già, oltre a molte placcature, quegli Esports Empire hanno trovato moltissime uccisioni e soprattutto guarda la differenza in farm tra tutti questi campioni. O meglio, facciamolo dopo perché Paradox ancora una volta con la sua entrata, con il suo ammagliamento, trova un'altra fantastica uccisione e cadrà subito dopo anche Fornari con la sua Seraphine e Sandalo qui reingaggiato da Eagle. Ma cosa fai Jarvan? Quello è un True Shot Barrage che per poco non trova l'uccisione sul jungler avversario, ma poi arriva ugualmente grazie a uno spostamento arcano e arriva su Sivir. 3-0-2 questo Ezreal che già dispone di un Divine Sunderer e adesso si appresta a colpire ancora di più e a danneggiare ancora di più questa torre in corsia centrale. Che giocata ancora una volta, che risposta ancora una volta per gli Sports Empire, davvero un point oggi. E ancora una volta, già quasi 7.000 le unità di vantaggio a 15 minuti, anzi 16 proprio adesso. Lurian che in quell'occasione flasha in avanti in maniera sconsideratissima per cercare di far del danno a un Sandalo che dalla sua aveva ancora la guarigione. Un po' rischiosa questa scelta, in generale è un po' rischioso il modo in cui è stata impostata la partita lato Axolotl, perché è vero, hai provato con delle rotte. Guarda in corsia in jungle! Jarvan si rilancia dentro, sapeva di essere ormai in pericolo e si rilancia. Ma qui arriva lo shutdown ai danni
di Paradox, prima uccisione del game per gli Axolotl Academy, che arriva oltre il quarto d'ora e guarda Diablo, che per poco non trova Fornari, non basta neanche il True Shot Barrage, ma basta invece la Q di quelli Sin per portare a casa la vita di questa sera fino ancora una volta. E qui, in una strettoia, gli Axolotl Academy possono ingaggiare gli Sports Empire con il caprone di Ornn, ma nulla di fatto, salvo Sandalo ora, che sta continuando su questo Predak senza mana, ma che balla attorno agli skill shot del tiratore biondo degli Sports Empire, che tuttavia possono dire ancora una volta di aver trovato un'azione a loro favore, nonostante lo shutdown preso da Sivir su Quarakan. E questa però, invece, potrebbe davvero cambiare le sorti, almeno di questi minuti così iniziali, perché quello shutdown su Zoe è molto importante, la riporti in partita, ma sei ancora in svantaggio. E qui ancora una volta Wiko e Sandalo, uccisione su Jarvan e Drago, che verrà molto probabilmente ottenuto, soul point per questi ragazzi. E che dire, non riesco a smettere di parlare perché continuano a muoversi da un lato all'altro della mappa. Mi perdono nel mentre, non era un soul point ma era il primo dei draghi della montagna, due draghi per gli Sports Empire. E qui torniamo a dire quello che stavo dicendo prima. Axolotl, hai provato con delle rotation impreviste magari per gli Sports Empire a rompere un po' il ritmo di partita, ma è una mossa molto rischiosa. Effettivamente l'avevamo chiamato in apertura, dovevi giocarti quella carta, dovevi giocarti un jolly, ci hai provato, hai giocato una composizione sicuramente valida a cui non siamo abituati ad assistere, con delle rotation, come detto, inaspettate, però effettivamente al momento ti hanno punito. Per fare quelle rotation hai sacrificato tanto Predak, che guardalo, anche solo in termini di farm, al momento è molto indietro rispetto agli altri. Livello 10 dalla sua, mentre gli avversari comunque quasi per ogni corsia hanno dei livelli di vantaggio, anzi, confermo, su ogni corsia hanno almeno un livello di vantaggio, e non è una statistica che puoi comunque sottovalutare o ignorare. Hai rinunciato a tantissimo per queste rotation. E guarda adesso gli Sport Empire quanto riescono comunque. Engage anche su Predak. Sembra comunque nulla di fatto. Predak sì, riesce comunque a regolare senza problemi. Rakan aveva utilizzato molto sapientemente la propria LeBlanc come ponte per andare ad utilizzare il suo secondo dash e no cappare quel malfight, ma non è stato abbastanza. Ed è proprio quello il problema, nel senso, gli Sports Empire adesso hanno una posizione veramente comoda dove poter muoversi sulla mappa, perché hanno conquistato tutto il conquistabile. Guarda qui, ma Sandalo! Qui, Sandalo, cosa ci combini? O meglio, Origini, cosa ci combini? Una grandissima uccisione ancora una volta da parte di Sandalo, che ormai di danni ne ha davvero fin troppi. Ha appena chiuso il suo oggetto da goccia e finalmente è arrivata la sua Muramana già completamente staccata. Molto interessante. E qui il re-engage questa volta va in favore degli Axolotl Academy, ma è arrivato Diablo con una distorsione fenomenale dalla giungla della parte superiore della mappa. Per poco si salva quella Sivir, ma Diablo continua a dar fastidio ai suoi avversari, salvo poi tornare in corsia superiore a farmare. Qui True Shot Barrage di Ezreal tentato, ma è già abbastanza la vita recuperata da Lurian in quella base. Non vedremo quella cisata meravigliosa che spesso abbiamo visto avvenire sia per mano di Ezreal o anche per mano di Jinx. Che dire, Axolotl rispondono bene comunque con la presa di quello shutdown, ma comunque per ora il vantaggio degli Sport Empire su quelle 8000 unità di differenza è davvero molto elevato. Hai fermato un carry validissimo della composizione avversaria, un carry come Wiko che comunque era molto avanti, perché quello che stavo dicendo prima di quell'azione era proprio il fatto che comunque gli Sport Empire adesso possono posizionarsi in maniera agiata su questa mappa, proprio perché hai preso le corsie laterali, hai tanto vantaggio dalla tua, puoi rischiare, hai rischiato un po' troppo, è vero, ma guarda nonostante tutto come te la puoi cavar bene. Hai un Lewar che resiste anche alla bolla della nanna di quella povera Zoe. Non riescono ad impostare in maniera propositiva per ora gli Axolotl, se non rispondendo al fuoco. Assolutamente, e qui li vediamo andare in assedio su questa torre della corsia centrale. Ma qui prende davvero tantissimi danni Wiko, trovato e colto in castagna da una bolla della Ninna Nanna da parte di Zoe, che va a capitalizzare sull'uccisione. E quindi ancora una volta delle risorse che entrano nelle sue tasche, ma la differenza rispetto alla LeBlanc avversaria è di un oggetto intero. C'è una Void Staff completa nell'inventario della stregona che si fa forte delle sue distorsioni. E quindi quella Zoe
ancora molta fatica, ma quelle bolle della Nina Nanna sono un evergreen, sono forti anche se di uccisioni non ne hai, perché permettono all'intera tua composizione di fare follow up immediato, di trovare quel lockdown fortissimo e di trovare anche delle uccisioni poi. E guarda adesso, 50 secondi al drago della montagna, se il primo è già stato accaparato dagli Sport Empire, adesso sicuramente gli Axolot vorranno rispondere in qualche modo. Eagle che prova ad infastidire Diablo, Diablo che scatta attraverso il muro e riesce a portarsi in zona franca, ma al momento la visione comunque è a vantaggio degli Sport Empire. Sandalo, attenzione! Lewar con il tentativo di engage, ma alla fine lui a subirlo da parte di Jarvan IV, che con la sua ultimate blocca proprio i suoi avversari, permettendo ad Ezreal e LeBlanc di portare a casa delle uccisioni. Quilly Seal con l'insec e la doppia uccisione grazie alla distorsione seguita dalla Q di LeBlanc ai danni di Sivir. Sandalo continua con i danni e sarà un ace pulito con una tripla uccisione per questo Diablo, che alla faccia del campione di early to mid game sta facendo il bello e il cattivo tempo. E ancora una volta, dopo un'azione del genere, se non ti lecchi le dita godi veramente solo a metà. Guarda adesso, potevi spostarti sul drago? No! Lo lasci in preda a un Ornn e ti sposti direttamente su quel Baron, perché puoi conquistare due obiettivi. Eagle dovrà sicuramente decidere su quale provare a spostarsi e al momento potrebbe, o quantomeno sembra voler andare proprio verso quel drago per provare a effettuare un furto su Ornn. Ma così non sarà, perché Ornn lo porta a termine in pochissimo tempo e anche questo Baron ormai è obiettivo già conquistato da parte degli Sport Empire. Gli Sport Empire che finalmente ipotecano ancora una volta su quel vantaggio monetario, 11.000 unità a soli 23 minuti di partita. Gli Sport Empire 6 game su 7, dove questa statistica impenna in maniera inesorabile. E adesso io mi chiedo come andrai a bloccarli questi Sports Empire. Quell'Ornn sta cominciando a dare i propri potenziamenti ai suoi avversari. È già arrivata la tempesta di Luden per quella LeBlanc, che sicuramente non disdegnerà quel potenziamento. E quella Needlessly Large Rod mi porta a pensare che stia per comparire nelle tasche di questo incantatore. Perché no? Un Rabadon magari, come abbiamo visto nel game precedente. È sicuramente una statistica che può portarti dalla tua, ma qui Eagle, l'ingaggio su Sandalo, che con una semplice E non deve investire nulla, anzi no, il flash sembra averlo utilizzato, riesce a riportarsi in zona franca. Ancora una volta un'iniziativa che va a vuoto per questi assolotti. E questa, sai, è una cosa su cui ci siamo soffermati effettivamente poco. Si tratta di campioni, per quanto riguarda gli assolotti, che vogliono ingaggiare, ma guarda gli Sports Empire quanto disengage hanno. E lo vediamo ancora una volta. Non è bastata la ulti neanche di Seraphine questa volta. Sono riusciti ad andare via tranquillamente gli Sports Empire, senza utilizzare risorse. Diablo non era neanche lì. Ma qui ricomincia l'engage in corsia centrale con Paradox, che ha charmato molti dei suoi avversari. Non sono tuttavia abbastanza i danni, ma sta flancando Diablo. I suoi danni sono tanti e Lewar trova la kill su Predak. Ma il fight che viene a mancare ancora una volta in apertura di fight. E questo sarà assedio su questa corsia centrale. Origini che prova a incutere terrore su Diablo con una bolla della nanna a seguire con la sua Q, ma alla fine cade vittima proprio della squadra avversaria. Non finisce qui, guarda Wiko. Eh sì, Wiko con un exhaust addosso, ma non è abbastanza perché Lurian troverà la morte. Ancora una volta per mano di questo Rakan, però. Potrebbero stare forse più attenti questi Sports Empire sulla locazione delle risorse, ma che ti importa quando hai un 7-0-9 Ezreal, una 6-1-4 LeBlanc e un 4-2-13 Lee Sin. Torre blu distrutta ancora una volta. Primo inhibitor che cade, sarà ora la volta di quello della corsia inferiore. O forse no, i respawn timer sono davvero molto alti. Possono andare per la chiusura questi Sports Empire in 25 minuti e mezzo. Ci sono quasi, ormai manca solo il cristallo dell'inibitore, o meglio il Noxus. Ulti di Predak in mezzo a tre persone, addormentato poi. Questo Lee Sin che cade per mano della bolla della Nina Nanna e poi della Paddle Star di Zoe. Adesso è Lewar a trovarsi in difficoltà, tenta il caprone per stallare quanto più possibile, permettere ai suoi compagni di squadra di andare via. Probabilmente un po' greedy questi Sports Empire, ma hai ottenuto due inibitori, hai ottenuto entrambe le torri del Nexus, che adesso si trova per lo più, anzi per di più, scoperto. E questo True Shot Barrage per pochissimo non trova origini, anzi lo trova ma non è abbastanza per la sua vita. E tornando indietro adesso, si permettono gli Sports Empire di pulire l'intera giungla avversaria sia da un lato che dall'altro. Se lo possono permettere, è vero, al momento gli Axolotl sono riusciti a fermare l'ascesa,
degli Sport Empire, ma guarda, due inibitori conquistati, il Nexus è effettivamente scoperto e con il vantaggio che comunque della tua hai accumulato, si tratta solo di ripresentarti davanti a quell'ultima struttura per cercare di distruggerla e con tutto quello che hai effettivamente da parte basterà veramente poco. Non ti devi nemmeno concentrare sul provare ad annientare i difensori di quelle strutture. Puoi concentrarti semplicemente sul lanciarti a testa bassa sulla struttura stessa per distruggerla definitivamente. Qui intanto back di Rakan per probabilmente ripristinare le guardie nel proprio inventario, andare a chiudere qualche oggetto importante. Guarda che cosa stai itemizzando quel Rakan. Lo sto vedendo benissimo, quello soltanto una cosa può essere ed è una cosa che compare già nell'inventario di quella LeBlanc. Già. Vederne un altro potrebbe farmi davvero venire gli incubi, te lo dico in tutta sincerità, perché quel potenziamento percentuale sulla P che disponi, di cui disponi già per quel copricapo di Rabadon, fa veramente la differenza e lo stiamo vedendo con questa LeBlanc che ora ha ottenuto anche il potenziamento da parte di Ornn, o meglio, ce l'aveva già ma in combo con quel Rabadon fa davvero faville. Potenziamento di Ornn che invece è arrivato per Ezreal nel mentre. Dai, attenzione! Qui arriva l'engage, si lancia Predak solo su Sandalo, ma dall'altro lato rispondono gli Sports Empire con il caprone di Ornn e chasano subito dopo morti sia Jarvan che Seraphine. Adesso stanno facendo praticamente spawn killing. Potrebbero cadere, sì, e infatti sarà proprio così. Cade Malphite, ma cade anche Rakan e cade anche LeBlanc. In casa i Sports Empire, invece di tirare giù la torre, gli Sports Empire stanno giocando con il cibo a questo punto, mentre i Minion la finiscono da soli. 16.000 unità d'oro di vantaggio per questi Sports Empire. Potrebbe essere il record assoluto per questi Proving Grounds fino a questo momento, ma che partita, ancora una volta, super convincenti questi ragazzi. Già, e adesso a livello di classifica tornano in pari con i GG Sport Academy e Sport Empire, cosa dobbiamo dire? Davvero 6 game su 7 dove sovrastano il team avversario, sia a livello monetario che comunque effettivamente anche in partita, perché sai, a volte la differenza a livello monetario può anche confondere, perché ci sono dei casi in cui effettivamente la partita viene ribaltata all'ultimo minuto e vediamo che questa differenza monetaria spesso e volentieri viene caratterizzata proprio negli ultimi minuti di partita. Già. Non è questo il caso, con gli Sport Empire lo vediamo già nel mid game, spesso e volentieri in early to mid riescono ad acquisire quel 2-3 gol di vantaggio che poi vengono e continuano ad aumentare col protrarsi della partita e nonostante spesso e volentieri non giochino con posizioni da late game, quei gold vengono ipotecati nelle fasi migliori e corrette della partita. Eh sì, abbiamo visto comunque un'allocazione delle risorse sensazionale da parte di questi Sports Empire. Quell'Ezreal e quella LeBlanc tiravano delle cannonate ai propri avversari e non c'è stato effettivamente modo per questi ultimi di andare a riprendersi. E insomma, la partita è stata, diciamo, a dir poco a senso unico, purtroppo per gli assolotti e per fortuna per questi Sports Empire che invece, come dicevamo, c'era tanto in palio per loro e sono riusciti a prendersi esattamente quello che volevano. Tornano al primo posto in classifica. Certo, devono dividerselo ancora una volta con questi GG Sports Academy che oggi tanto bravi sono stati, ma che comunque non è una sconfitta, mettiamola in questi termini. È sicuramente un punto in più in classifica che, a prescindere da chi tu vada a sconfiggere per ottenerlo, può farti sicuramente molto comodo. Detto questo, signore e signori, per l'ultima volta di questa serata noi, sia io che Decoder Inside, ci prenderemo una brevissima pausa prima dell'ultima partita di questa serata. Andiamo a bere un bicchiere d'acqua, ma voi restate con noi perché torneremo a brevissimo sempre qui su PG Esports per i Proving Grounds. Tra poco. Che confusione, sarà perché ti fiamo, passami Fonzis, così ce la godiamo e tutti insieme il dito ci leccamo, la la la. Fonzis, se non tifi la nazionale, godi solo